Ciao a tutti e benvenuti ad Allenati con Unibo. Io sono Martina del CUS Bologna e oggi insieme faremo una lezione di core training per tonificare la parete addominale. Prendiamo il materassino e iniziamo a fare un pochino di riscaldamento. Andiamo giù in squat, cominciamo a camminare sulle mani andando in plank, poi di nuovo ritorno su in piedi. Ancora scendo e cammino, vado in plank. E ritorno. Benissimo, ne facciamo ancora tre, un pochino più veloci. Ancora due, scendo e cammino. Benissimo, ne facciamo uno e questa volta ci fermiamo giù in plank. Uniamo i piedi e raccogliamo una gamba al petto alla volta, buttando fuori l'aria. Molto bene. Ora rimaniamo, chiudiamo i gomiti. E manteniamo la posizione di plank. Il gluteo lo possiamo tenere un pochino più alto per affaticare meno la schiena. Distribuiamo il peso ugualmente su braccia e gambe e poi ritorno. Molto bene. Ci andiamo a sdraiare qua in su con piedi a terra, mani dietro la nuca. Buttando fuori l'aria, iniziamo con dei semplici crunch. Chiudiamo le spalle verso il bacino. Guardiamo avanti. Molto bene. Solleviamo la gamba destra e iniziamo a fare delle torsioni solo del busto verso destra. Fuori l'aria. Molto bene, ancora 3, 2 e poi ne facciamo 10 anche dall'altra parte. Ruoto. Dobbiamo cominciare a sentire che brucia la parete addominale. Cerchiamo di non scendere troppo con le spalle per tenere sempre la zona lombare in neutro. Molto bene, su tutte e due le gambe a tavolino e continuo. Fuori l'aria, molto bene, guardo le ginocchia. Ne facciamo anche qua 10. E ne abbiamo ancora 3, 2. E ora avviciniamo anche le ginocchia alle spalle, così da aumentare il reclutamento di tutte le fibre dell'addominale, guardando sempre le ginocchia. Molto bene. Il movimento è piccolo per evitare sempre che si inarchi la schiena. Rimaniamo su e ruotiamo a destra e a sinistra. Prima da un lato poi l'altro, il gomito si avvicina verso il ginocchio opposto. Quando sentite che gli addominali bruciano tanto, potete anche fare una pausa. Poi piano piano, allenandoci, riusciremo a fare tutta la sequenza di seguito. Scendiamo giù, ora con la testa. Le gambe possono rimanere un po' flesse, sempre per scaricare la schiena, braccia rilassate lungo i fianchi e avviciniamo le gambe al petto buttando fuori l'aria. Non è un semplice slancio, ma è sempre l'addominale che si contrae e avvicina le gambe verso il petto. Stessa cosa lo facciamo prima con una gamba, poi con l'altra, sempre pensando di portare il piede oltre la testa. Molto bene. Ora, lasciando ferme le gambe, riusiamo il torace per salire con le spalle, flettendo il busto. Guardo le ginocchia. Molto bene, adesso uniamo anche le gambe e possiamo allungare le mani verso i piedi per riuscire a chiudere ancora di più le costole e il bacino. Perfetto, le mani tornano sempre dietro la nuca. Per sorreggere la testa e non mettere tensione sul collo. Rimaniamo su e ora lo facciamo alternato come prima con le gambe, ma ci aggiungiamo la mano opposta che va verso il piede per attivare un pochino di più gli obliqui. Molto bene. E ancora continuo 5, 4, 3, 2, torno. Benissimo. Abbiamo gli addominali che bruciano? Ora. Piedi rimangono a terra, andiamo a lavorare in una posizione un po' più sfidante. Scendiamo e torniamo su. Andiamo in retroversione con il bacino e sentiamo l'addominale che si attiva. Ogni volta che scendiamo ci portiamo dietro prima una gamba e poi l'altra. Aggrappandoci con le mani sarà un pochino più semplice la gestione della schiena, se no possiamo rendere tutto più difficile scendendo con le braccia che rimangono parallele al pavimento. Ok, ne facciamo ancora uno. Poi rimaniamo su con tutte e due le gambe.
e scendo e mi riaggrappo alle gambe. Fuori l'aria, scendo e ritorno. Molto bene. Così. E ancora continuo. Rimaniamo. E adesso da qua stendo prima una gamba poi l'altra. Ora il nostro addominale è stabilizzato. Perfetto. Lo facciamo anche senza l'aiuto delle braccia. Attenzione sempre alla schiena. Possiamo adesso fare anche questa variante appoggiando i gomiti con la schiena dritta. In questo modo riusciamo a sostenere meglio la zona lombare, visto che stiamo facendo le ripetizioni già da un po'. E di conseguenza in questa posizione più comoda andiamo a fare l'ultima variante più difficile, entrambe le gambe che si stendono, buttiamo fuori l'aria, spalle lontano dalle orecchie e ora mantenendo le tese le avvicino e ritorno. Non scendo troppo, sempre per evitare di perdere la colonna lombare. Molto bene, ancora gli ultimi due e uno e stop, molto bene. Allunghiamo gli addominali. Tirando bene le braccia e le gambe in direzione opposta. E ora ci andiamo a girare su un fianco per mettere in attivazione gli obliqui. Una mano è sotto la testa per sorreggerci, l'altra la possiamo appoggiare sul fianco così da sentire questo muscolo che si indurisce durante una inclinazione. Pensiamo di chiudere la costola e il bacino e la mano tiene la testa, ma attenzione che non spinga il collo, anzi la testa deve stare proprio rilassata sulla nostra mano. O la mano sta qua per sentire la contrazione del muscolo, o stando lungo il fianco ci aiuta a dare una direzione al busto durante la sua salita. Mettiamoci anche la gamba, posizionando la mano dietro la testa, quando il busto sale, sale anche il ginocchio. Scendo e ritorno. In questo modo riusciremo a chiudere molto di più il nostro fianco, a reclutare di più gli obliqui. Molto bene. Stessa cosa ma allungando la leva, quindi chiudo e ristendo fuori l'aria. Benissimo. Sempre guardo avanti così non ho la tentazione di tirare il collo e mantenendo la leva lunga avvicino mano e gamba buttando fuori l'aria. Benissimo, in questo modo non solo stiamo lavorando con l'obliquo, ma probabilmente sentirete anche questa fascia muscolare nella gamba che lavora e va benissimo. Ancora due. Molto bene. Ritorno con tutte e due le gambe. Andiamo in posizione di plank laterale. Ora la mano la mettiamo sotto al fianco, così che quando saliamo sentiamo indurirsi questo di obliquo. Scendo con il gluteo, sfioro il pavimento e risalgo. Inspiro, scendi e risali. Spalla sempre lontana dall'orecchio. Molto bene. Mantieni sul braccio, ora rotazione del busto e risalgo. Fuori l'aria chiudo. Molto bene. Giriamo bene il bacino. Ne facciamo ancora uno. Rimaniamo su, stendiamo una gamba a terra e anche l'altra. Qui sentiremo tutto il lavoro su questo obliquo. Mantieni ancora 3, 2, 1 e scendo delicatamente. Perfetto. Andiamo a fare ora tutto dall'altra parte. Ripartiamo sdraiati e iniziamo con l'inclinazione laterale su questo lato. La mano la possiamo tenere o sul fianco o dietro la nuca, sempre dove non ci tira il collo. E probabilmente sentirete differenza tra un lato e l'altro. In un lato sentirete che salite di più rispetto all'altro, c'è meno tensione. Cerchiamo quindi di assecondare il corpo e fare l'escursione di movimento migliore per attivare l'obliquo e non tirare la testa. Aiutiamoci anche con la mano che si allunga verso il piede e ci andiamo a inserire anche il ginocchio che sale insieme al gomito che si va a unire. Immagino proprio di chiudere l'anca e l'ultima costola. Allunghiamo la leva quando siamo giù e poi fuori l'aria di chiudo. Inspiro e fuori l'aria. Molto bene. Manteniamo adesso la leva lunga e sali e scendi, guardando sempre avanti.
Ottimo. Così. Ne facciamo ancora due. E ritorno. Ci mettiamo in posizione laterale di plank, attiviamo bene l'obliquo, questa volta a terra. Sollevo, inspiro, scendi e risali. Sfiori con il gluteo il pavimento per poi risalire. Attiviamo bene la spalla. Ora che siamo su, alziamo il braccio e facciamo una rotazione. Inspiro, salgo e fuori l'aria a ruoto. Molto bene, segui con lo sguardo la mano. Così. Ancora due. E poi ritorno. Braccio che rimane su. Stendo la gamba. Stendo l'altra. Tieni forte attivando qua l'obliquo. Allunga il braccio verso il cielo. E passa subito al plank. Piedi larghi per avere più stabilità. Appoggio le mani. Benissimo. E poi chiudo e apro i piedi, mantenendo il più possibile fermo il bacino. Così, molto bene, rimaniamo con i piedi separati, appoggiamo i gomiti e stessa cosa, possiamo tenere i glutei un pochino più alti, sempre per avere stabilità sulla colonna lombare. Ok? E poi ritorno, piego le ginocchia e rilasso schiena, braccia e prendo un bel respiro. Molto bene. Srotoliamo lentamente la schiena, allunghiamo la nostra parete addominale, perfetto. E ora appoggiamo le mani a terra, andiamo sempre in plank ma sulle ginocchia, stiamo sbilanciati in avanti, puntiamo le dita dei piedi. Da qui passo al plank completo e riappoggio le ginocchia. Fuori l'aria sollevo e ritorno. Molto bene, spalle basse. Guardo un punto avanti, perfetto. Ora rimango, mi piego con i gomiti un po' a terra e ritorno. Inspiro, piego e ritorno. Quindi non è tanto importante il movimento delle braccia, ma quanto la stabilità del nostro bacino, la pancia sempre attiva che ci tiene sempre la schiena nella stessa posizione di partenza. Benissimo, ora da qui passo al plank, piego le ginocchia portando il peso indietro e ritorno. Inspiro, piego, fuori l'aria e ritorno. Il sedere prova a stare il più basso possibile, manteniamo anche qua sempre la stabilità dell'addome. Perfetto, ancora due e ritorno. E allungo, questa volta con le ginocchia aperte, in modo tale da andare con il petto il più possibile a terra e rilasso. Prendo due bei respiri, lascio le mani dove sono, scendo a terra e allungo la parete addominale con una sfinge. Comunque cerchiamo di non rilassare troppo la schiena. Benissimo. E adesso srotoliamo la schiena. Prima stendendo le gambe e poi srotolandola verso l'alto per allungare i fianchi. Scendiamo sul lato, sentiamo tutto l'allungamento qua, stando un po' in avanti con il peso. E poi torno, inclino dall'altra parte. Molto bene. Un bel respiro e poi sciolgo tutto. Ottimo lavoro, grazie per aver partecipato ad Allenati con Unibo. Io vi aspetto per la prossima lezione. Buona giornata!